Curzi sorge nel cuore del Salento centro-orientale ed il suo territorio rientra nell'Unione dei Comuni dell'Entroterra Idruntino, ente istituito nel 2001. Anticamente il paese apparteneva all'area ellenofona della Grecia salentina e ancora oggi il retaggio italo-greco rivive nella storia del suo splendido patrimonio culturale, materiale e immateriale. Secondo un'antica tradizione, il nome Curzi deriverebbe dalla presenza romana di una stazione di corrieri, i quali diffondevano le notizie militari nei vari distretti, consegnando dopo lunghe corse i famosi diari Curzones. L'abitato di Curzi è circondato da verdeggianti campagne e da antichi uliveti, fiore all'occhiello dell'economia agricola e della vocazione olearia locale. L'antichità del territorio è risaltata dalla presenza di importanti elementi megalitici e in particolare dalle architetture di epoca bizantina, testimonianza storica della cultura italo-greca. Il paesaggio assume delle singolari sfumature nella zona delle Tagliate, termine locale utilizzato per indicare le cave di pietra. Le sterminate e verdeggianti distese di oliveti si fondono con il paesaggio appartenente alla civiltà della pietra, creando scenari unici per piacevoli e suggestive passeggiate nella natura. L'economia del territorio ancora oggi è caratterizzata dall'estrazione della pietra di Curzi, tra le varietà più pregiate di lecciso, impiegata nelle applicazioni decorative e nell'industria edilizia. La pietra calcarea, resa unica dalla sua vividezza e dalla presenza di antichissimi fossili, fa da protagonista nell'intero scenario paesaggistico e la sua presenza si manifesta nella campagna come nell'abitato storico. Passeggiando tra le strade del centro storico di Curzi, ci si immerge nell'atmosfera di un Salento autentico, abbracciati dall'ombra e dall'accoglienza della calda pietra locale. Piazza Pio XII è il nucleo centrale dell'abitato antico di Curzi. Qui la chiesa matrice si innalza con maestosità sul paesaggio cittadino, caratterizzando l'intero paese con le sue solenni geometrie e il suo cupolino. In cima alla struttura si erge il busto in pietra di San Nicola, protettore del paese e titolare della chiesa parrocchiale. La deliziosa architettura è ravvivata dalla presenza iconografica del delfino, motivo decorativo scolpito sulle volute perimetrali. La matrice è frutto di molteplici ricostruzioni iniziate nel secolo XV e terminate nella prima metà dell'Ottocento, quando viene rimodernata e completata la nuova facciata principale. Il campanile cinquecentesco raggiunge i 27 metri di altezza ed è cadenzato da graziose colonne e ghirlande scolpite. Forme architettoniche che offrono equilibrio ed eleganza all'intera struttura. Nel centro storico è squisito il protagonismo della pietra leccese e nelle giornate piene di sole la pietra assume tonalità vivide e calde sfumature. È facile immergersi nel pittoresco labirinto di case e palazzi, in un ventaglio di architetture di differenti epoche, che si dirama dalla piazza principale del paese per indirizzarsi verso l'antico convento dei Padri Agostiniani. L'accoglienza greca rivive nella cultura di Curzi e si mostra agli occhi del visitatore nelle spaziose corti, ancora oggi abitate e gelosamente custodite dalle famiglie del borgo.
Palazzo de Donno è il luogo per eccellenza dell'accoglienza turistica e delle attività culturali della comunità di Cursi. L'edificio è di proprietà comunale e al suo interno ospita il Centro di Informazione Turistica, istituto culturale nato per l'accoglienza dei visitatori. Gli ambienti sono spaziosi e la pietra a vista fa risaltare la solenne architettura del palazzo. Il centro, tra le molteplici offerte, dispone di una sala multimediale attrezzata, utile per l'organizzazione di conferenze, laboratori culturali e incontri di comunità. Il piano superiore del palazzo ospita la biblioteca comunale intitolata al poeta eclettico salentino Antonio Verri. Infatti l'istituto conserva l'importante fondo Pensionante dei Saraceni, donato dallo stesso Verri nei primi anni 90 del Novecento. Nel livello ipogeo del palazzo si colloca l'antico frantoio oleario, riconvertito nell'ecomuseo della pietra leccese istituito nel 2000. L'ecomuseo nasce allo scopo di raccogliere informazioni e documenti inerenti alla storia della civiltà della pietra leccese, con particolare riguardo ai fenomeni connessi all'ambiente culturale e sociale del territorio. Le sale museali, ricavate dalla riqualificazione architettonica di un antico frantoio, ospitano la mostra permanente Stone Stories. Si tratta di un viaggio culturale e artistico nella cultura della pietra leccese e delle pietre di Puglia, dove sono vari i richiami alla storia del paesaggio, del design e dell'architettura. Palazzo de Donno, con il suo ecomuseo della pietra leccese, rappresenta un'entità unica nel panorama culturale e museale salentino. Uno spazio innovativo in cui rivive l'identità comunitaria di Cursi ed il suo stretto legame con il territorio. Il Palazzo Maramonte è l'espressione architettonica del potere feudale che per secoli ha governato il territorio di Cursi. Il nucleo più antico della struttura fu edificato dalla famiglia dei baroni Maramonte intorno alla metà del 400. Le forme architettoniche e gli spazi del palazzo nel corso dei secoli hanno subito numerose modifiche, secondo i gusti artistici delle famiglie feudali che si sono succedute. All'Ottocento risalgono gli ultimi rifacimenti, in particolare con la realizzazione della graziosa loggia, scandita da un sobrio colonnato scolpito in ordine dorico. Degna di nota è la colonna angolare disposta sul lato sinistro della facciata principale del palazzo, di elegante fattura cinquecentesca. Il palazzo è sede dal 1959 del Comune di Cursi. E al suo interno sono ospitati gli uffici comunali e la caserma della Polizia Municipale. L'estro artistico è esaltato nell'androne interno del palazzo. Le volte e gli spazi perimetrali sono decorati da ricche scolpiture, realizzate con un gran gusto stilistico e retaggio dell'importante storia feudale di Cursi. Alle porte del centro cittadino si innalzano il convento dei Padri Agostiniani e l'annessa chiesa di Sant'Antonio Abate, quest'ultima arricchita da eleganti fregi e scolpiture, frutto delle sapienti mani degli scalpellini salentini.
Il complesso conventuale è un'importante testimonianza della lunga presenza agostiniana nel territorio, fenomeno poi conclusosi nel 1809 con la soppressione monastica e la confisca dei beni. L'interno della chiesa conventuale ospita numerosi altari realizzati secondo i canoni dello stile del barocco leccese. Di grande pregio è l'altare maggiore, scolpito nel 1663 dal celebre artista lessanese Placido Buffelli. La chiesa di Sant'Antonio Abate rappresenta per Curzi un monumento di notevole pregio artistico e storico. Il santuario della Madonna dell'Abbondanza è un altro gioiello architettonico della comunità di Curzi, legato alla vita religiosa del paese e alla devozione mariana degli abitanti. Immerso nel verde, l'edificio venne edificato sui resti di una cappella votiva anticamente dedicata a Santa Maria del Melito, toponimo del luogo. Gli interni pittoreschi richiamano lo sfarzo decorativo della civiltà del barocco e la pietra scolpita e dipinta cui ama alternarsi alla ricca presenza di morbidi stucchi. L'altare maggiore della chiesa fu realizzato da Giovanni Donato Chiarello di Copertino, importante artista del Seicento. Il sacello custodisce un antico affresco della Vergine col Bambino, risalente al periodo quattrocentesco. Antiche sono le presenze megalitiche presenti nel territorio di Curzi e si identificano storiograficamente nei due menhir Croce di Bagnolo e Croce delle Tagliate. Il primo, come suggerisce il nome, si erge lungo la strada che conduce a Bagnolo del Salento e raggiunge l'altezza di 4,60 m. Una leggenda avvolge l'antico monumento megalitico. Infatti, secondo un'antica tradizione, in quel punto si conserva un importante tesoro che in vernacolo prende il nome di acchiatura, da acchiare, quindi trovare. Situato nelle vicinanze di alcune cave di pietra, il menhir Croce delle Tagliate è più piccolo rispetto al precedente, raggiungendo i 3,30 m di altezza. È interamente realizzato in pietra di Curzi e la sua base è formata da due lati, rispettivamente di 33 e 20 cm. Il patrimonio megalitico di Curzi si inserisce nella tradizione della civiltà megalitica salentina, anticamente attiva su buona parte del territorio costiero e dell'entroterra della provincia di Lecce. Il paesaggio urbano di Curzi è nobilitato dalla presenza di ampi spazi verdi, importanti luoghi di incontro e di aggregazione sociale della comunità. Il Parco Antonio Cezza è situato nell'abitato sud-orientale del paese ed è dedicato al brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, medaglia d'argento al valore militare. Il brigadiere Cezza, originario di Curzi, morì alla giovane età di 26 anni mentre affrontava un malvivente armato in un giardino pubblico di Potenza nel luglio del 1990. Il parco è decorato da diverse sculture artistiche realizzate utilizzando la pregiata pietra leccese del posto.
La memoria dei caduti in guerra è celebrata dalla comunità di Cursi nel Parco delle Rimembranze, zona verde collocata nelle vicinanze del centro del paese. Il monumento lapideo riporta ai lati i nomi scolpiti dai militari di Cursi, caduti nelle grandi guerre, a memoria delle future generazioni. Gli spazi pubblici sono utilizzati per accogliere manifestazioni ed eventi di comunità, così rappresentando per il paese un luogo importante per la cultura e la promozione dell'aggregazione sociale multigenerazionale.